giusti in quella città, perdonerò. Obbedendo alla volontà del Signore, Abramo lasciò la terra di Carran con sua moglie Sara, con i servi e con il bestiame. Passarono gli anni e Abramo accumulò molte ricchezze, oro e argento. Un giorno finalmente giunse nella terra di Canaan, ma quando nella regione sopraggiunse una dura carestia, Abramo si diresse verso l'Egitto, attraverso il deserto del Negev. Poi fece ritorno a Canaan. Durante questo lungo viaggio, Abramo non perse mai la fede nel suo Dio. Lot, nipote di Abramo, viveva con la sua tribù. Anche Lot aveva con sé la sua famiglia, alcuni servitori e del bestiame. Ma Canaan, la terra nella quale si trovavano, non era abbastanza grande per ospitare gli uomini di Abramo insieme a quelli di Lot. Lascia stare quel montone, è mio, lascialo stare! Non è tuo, bugiardo! Ti ho detto di non toccarlo, ridammelo, è mio! Giù le mani, altrimenti... Questo montone appartiene al mio padrone Abramo. Guarda il marchio se non ci credi. Ma che cosa vai dicendo? Quel montone è sempre stato nel recinto con le nostre pecore fin dall'inizio del viaggio. Questa me la paghi. Fermatevi! Ma cosa fate? Basta, smettetela! Fermi, scellerati! Vergognatevi! Non dovrebbe mai scoppiare nessuna lite in mezzo a noi, perché siamo tutti fratelli. Qualcuno di voi teme forse che in questo luogo non ci sia abbastanza terra per tutti? Guardate là! Questa regione è così vasta da permettere ad ognuno di voi di vivere e prosperare in pace. Perciò vi chiedo, che bisogno c'è di combattere? Quello che ha appena detto Abramo è giusto. A questo punto sarà meglio separarsi. Se tu, Lot, vuoi andare a sinistra, allora io andrò verso destra. Se tu invece vuoi andare a destra, allora io prenderò la strada che va a sinistra. Qualunque direzione tu scelga, sappi che noi resteremo comunque fratelli. E sarà così per sempre. Così Abramo e Lot si separarono e si stabilirono in luoghi diversi. Abramo rimase con la sua gente nella terra di Canaan, mentre Lot si diresse verso la valle del Giordano e si fermò nella città di Sodoma. Passarono così mesi ed anni, finché un giorno il vecchio Abramo decise di andare a far visita a Lot nella città di Sodoma. La città di Sodoma e accanto c'è Gomorra. A questo punto sarà meglio separarsi. Se tu, Lot, vuoi andare a sinistra, allora io andrò verso destra. Se tu invece vuoi andare a destra, allora io prenderò la strada che va a sinistra. Qualunque direzione tu scelga, sappi che noi resteremo comunque fratelli. E sarà così per sempre.
Quanti anni sono passati da allora? I messaggeri di Dio vengono da me. Alzati, Abramo. Abramo, tu non devi andare nella città di Sodoma. Ma perché? Dicono che sia una città bellissima, una delle più belle del mondo. È abitata dai più grandi peccatori del mondo. Questo frutto si chiama il pomo di Sodoma. Nasce da un albero che cresce presso il Mar Morto. Sembra molto bello, ma è pieno di veleno. Le città di Sodoma e Gomorra sono come questi frutti, sono avvelenate. Abramo, queste due città presto saranno distrutte per volontà del nostro Signore, il Dio unico. Ma è davvero questo che ha deciso nostro Signore? Non posso crederlo. Come può il Signore aver deciso di uccidere anche gli uomini innocenti insieme ai colpevoli? Come può il giudice sommo e imparziale agire così ingiustamente? Se ci fossero 50 uomini innocenti a Sodoma, il Signore risparmierebbe l'intera città per salvarli. Ma chissà, forse ci sono solo 40 persone innocenti. E il Signore distruggerà comunque l'intera città perché ci sono 10 innocenti in meno? Anche se ce ne fossero 40, la città sarebbe salva. E se ci fossero soltanto 30 innocenti? Per quei 30, tutti sarebbero perdonati. Perdona la mia insistenza, ma se ce ne fossero soltanto 10? Per la salvezza di quei 10, il Signore risparmierebbe le due città, sia Sodoma che Gomorra. Mio nipote, Lot, vive nella città di Sodoma. È un uomo onesto e molto devoto. Sono pronto a giurarlo davanti a Dio. Voglio credere alle tue parole, perciò aiuterò Lot. Dio misericordioso, ti ringrazio. Ora torna dalla tua gente, Abramo. Sara ti sta aspettando. E non temere. Se ci fossero anche solo 10 innocenti, Dio salverebbe la città. Va, segui la retta via. Tutta l'aria di chi va in cerca di guai, eh? Ho capito, hai fame, vero? Bene, se è così, allora assaggia questo. Dove si saranno cacciati? Lot, perché preghi così spesso? Prego per il benessere della mia famiglia, ma soprattutto sto pregando il Signore perché ti dia la forza di venire con me nel deserto. Ma scusa, perché dovremmo tornare nel deserto? Qui siamo molto più felici e al sicuro che in una tenda nel deserto. Io non posso vivere in questa città maledetta. Lot, ogni volta che parliamo non fai che ripetermi la stessa cosa. Io ne ho abbastanza del deserto. Non mi convincere mai a tornare in quella terra arida e inospitale.
Possibile che tu non capisca. Non vedi che in questa città nessuno adora il vero Dio. Nessuno rispetta la volontà del Signore. In questa città regnano l'egoismo, l'avidità e la violenza. Oh mio Signore, qui non c'è nessuno che riesca a udire la tua voce.